Buongiorno, buongiorno da Roma, qua non finisce mai. Roma è una storia infinita, l'avete sentita nei giorni scorsi, ma io anche per i prossimi giorni ne parlerò. È una delle poche storie appassionanti della vita italiana, politica, sociale e anche criminale, perché a Roma c'è un intreccio di tutto. C'è la gente che dice il problema italiano è che la politica è andata giù. E Roma è un esempio. C'è la gente che dice ma il problema italiano è che non si fa nulla per la società. E Roma è un esempio. E poi ci sono quelli che dicono no, qui il problema è l'onestà. Ed ecco Roma che spunta, la capitale, il capitale in tutti i sensi da questo punto di vista. Per me è una specie di paradigma della politica italiana. E guardate, stanno facendo di tutto per spostare l'attenzione da Roma ad altro, ad altro. Io invece ho titolato Roma in ostaggio. Perché? E ora ve lo spiego io, ma anche c'ho un ospite che può spiegarlo assieme a me, poi lo interrogherò, ma perché questo lo vedete? Marcello De Vito, Buongiorno. capogruppo dei 5 Stelle a Roma. Ieri era in televisione insieme ad altri tre colleghi, loro dall'Annunziata, che ha detto giustamente adesso siete favoriti voi per il sindaco, loro hanno fatto tutti i scongiuri del caso, perché queste sono trappole, eh? Però io ho titolato Roma in ostaggio perché stamattina troverete sui giornali il grande piano per Roma. Qual è? Quello di fare un commissario e 8 subcommissari, quindi uno stuolo di commissari, in 9 in tutto. Perché mi sono chiesto io? C'è bisogno di fare questo? Si fa un commissario, poi si va a votare, il Vaticano ha detto bisogna cambiare, quindi anche loro sono d'accordo che si spazi via. Me lo sono chiesto, ci ho ragionato un'oretta stamattina, poi ho pensato improvvisamente, vogliono far dimenticare il PD, il Partito Democratico, vogliono far dimenticare chi ha governato Roma in questi anni, chi ha fatto il consociativismo anche col governo Alemanno, che pure erano quelli del PD, Alemanno no, però c'era consociativismo, e chi c'era ancora prima. E ci ritroviamo ancora oggi perché le cooperative dei Buzzi e gli Odevaine vengono da prima di Alemanno, hanno conquistato anche il mondo di Alemanno. In poche parole, questa è la mia tesi, che questi commissari servono per decantare, far scomparire le responsabilità politiche del PD. Ecco perché Renzi ha detto mettiamo i commissari a Roma, non ha detto adesso metto un commissario mio che fa buono e cattivo tempo, perché ecco perché ha detto no, ma io faccio fare anche le primarie. Perché lì aveva detto all'inizio che le primarie a Roma non si possono fare, non si possono garantire. Vabbè, vi ho fatto la mia storia in sintesi. Sono molto incuriosito da questa storia e penso che non la mollerò, perché nella politica succede poche volte delle cose interessanti. Questa è più interessante di Mani Pulite, secondo il mio punto di vista, che era uno scontro giustizia e politica. Qui c'è un intreccio sociale, c'è un intreccio enorme. Marcello De Vito ora mi dice la sua sui commissari e sulle possibilità invece che il Movimento 5 Stelle ha di arrivare al voto. Ovviamente condivido in toto questa sua analisi. È molto tempo ormai che Renzi tiene in ostaggio questa città, perché questa consigliatura era finita Renzi? all'indomani. Beh, Renzi è stato un po' una vittima, no? Ma Perché? direi proprio di no. All'indomani Questa. dell'indagine Vabbè, Mafia un punto di Capitale, differenza lo dovevo trovare, questo poi lo sviluppiamo, assolutamente, comunque tocca a lei. all'indomani dell'indagine Mafia Capitale, che questa consiliatura è finita, che si sta facendo di tutto per non andare al voto, perché sanno benissimo che molto probabilmente, come anche giusto che sia, visto che questa città è stata mal governata negli ultimi 20 anni dalla destra e dalla sinistra, vincerebbe il Movimento 5 Stelle. Questa maggioranza è risultata fortemente coinvolta nell'indagine Mafia Capitale, non Marino direttamente, ma molti suoi esponenti di spicco che lui aveva dichiarato essere sue persone fiduciarie. Soprattutto si è evinto dagli atti dell'indagine, dalle varie relazioni, dalla relazione dell'anticorruzione, come giustamente lei osservava, c'è stata una perfetta continuità nel sistema, tra il sistema, potremmo dire, consociativo, quindi tra il sistema che abbiamo visto con Alemanno e il sistema che abbiamo visto con Marino. In qualsiasi città, dopo uno scandalo di questo genere, consideri che noi fino a qualche giorno fa abbiamo votato in consiglio comunale l'ultima surroga dell'ultimo consigliere arrestato. Cioè è un anno che il Consiglio Comunale di Roma, dal 3 dicembre, è sostanzialmente fermo e i provvedimenti che hanno approvato era anche meglio se non li approvavano, perché li abbiamo anche portati alla Corte dei Conti. Mi riferisco ad esempio all'ultimo bilancio su cui sono state votate delle proroghe per appalti in affidamento diretto sui residence, quindi sull'emergenza abitativa, alle solite cooperative, cosa che avevamo segnalato
segnalata al sindaco Marino, che non si accorge mai di nulla, però questa gliel'abbiamo segnalata e come al solito questa cosa è stata votata. Quindi è da allora che si sta facendo di tutto per non andare a votare. Prima Marino è stato commissariato e c'era il loro commissario Orfini che diceva chi è contro Marino, chi chiede le dimissioni di Marino è a favore della mafia, che è lo stesso argomento che adesso usano e io penso che la regia ci può mandare magari anche le immagini di ieri. I sostenitori di Marino sono andati in campo al Campidoglio con gli stessi cartelli, vabbè Ignazio non mollare è affettuoso, ma poi ce n'era o Marino o la mafia, noi stiamo con Marino, voi con la mafia, e ce l'avevano con il PD, ce l'avevano con Orfini, cioè gli hanno ribaltato le cose che Orfini diceva agli altri. Ora ci hanno ripensato, no? Perché si rendono conto che Marino non può andare avanti e che quindi questa situazione di blocco non riescono comunque a tenerla per il tramite di Marino e quindi, come giustamente lei osservava, lo fanno per il tramite di un commissario. Prima hanno provato a commissariare Marino con i vari fenomeni della legalità, con Isabella, con gli Orfini, con i causi, con gli Esposito messi dal governo Renzi. Beh, Isabella e Esposito però nello schema che prima descrivevamo c'entrano poco. No, hanno governato poco. No, però guardi, le posso dire una cosa. Ne hanno fatto no, poco. No, però le dico una cosa, noi tante cose a Sabella le abbiamo portate. Abbiamo portato i nostri esposti, abbiamo portato i nostri esposti sulla metro C, ad esempio, su cui a nostro avviso c'è stata una mala gestione, diciamo così, di 90 milioni di euro pubblici che potevano non essere dati, come noi lo pensava l'assessore al bilancio Daniela Morgante, magistrato di Corte dei Conti, cioè tante cose a Sabella le abbiamo portate, purtuttavia non abbiamo avuto una risposta. Soprattutto, come già le ho detto, molti provvedimenti che non ci sono piaciuti. Mi riferisco ad esempio, tanto per citarne un altro, la delibera di vendita del patrimonio immobiliare, che non si sa bene come è stato venduto, senza stime, senza un censimento, c'erano già i vari Isabella, i vari Orfini e via discorrendo. Quindi si sono volute creare queste immagini, no, di personaggi forti. C'è stata anche una questione sugli appalti per i lavori del Giubileo, perché sopra il milione... l'appalto, questa può raccontare lei, perché allora, l'ho scoperta dai giornali. Questa è stata un'altra cosa incredibile. Allora, intanto come si sono ridotti a gestire il Giubileo, che ne parliamo da mesi, noi li abbiamo sollecitati, facciamo un programma e via discorrendo. Hanno fatto le delibere ad agosto, delibere che stabiliscono importi ed interventi. Poi non sono arrivati i soldi, quindi di quei 130 interventi se ne possono fare solo circa 30-40. La delibera per avere i 50 milioni è stata fatta il 10 settembre, da allora sono partite le gare, tutte in procedura negoziata, tutte d'urgenza, tutte con deroga al codice degli appalti, sostanzialmente questo è il modo con cui hanno gestito la cosa e con cui consegnano Roma a due mesi dal Giubileo. E c'è la questione che lei diceva su un appalto in particolare che è da 12 milioni di euro, che è l'appalto dei lavori del Lungotevere. Lavori del Lungotevere che a Roma sono qualcosa di visibile. Che voglio dire, non è che se io lo percorro con la macchina mi fermo 12 volte, no? Quindi l'appalto è sempre lo stesso. Però i 12 milioni dovevano passare sotto un controllo. Invece se si fanno 12 appalti, i milioni sono 11, hanno fatto 12 appalti da 900.000 euro per stare sotto questa soglia del milione che gli consente di usufruire di queste deroghe, diciamo così, e quindi di queste procedure accelerate. Ma questo è un modo artificioso per aggirare sostanzialmente dei limiti. Ora vedremo se... Comunque qui sembra che la buttiamo in politica. Io sono nato a Roma, la conosco come le mie tasche, ho 66 anni, quindi immaginate da quando la conosco. Ci sono i lavori alla stazione, vicino alla stazione. Sono andato a chiedere perché mi sorprendono questi lavori alla stazione, che miglioramento c'è. Beh, con le piogge è saltato un tombino. Allora hanno chiamato quelli del servizio fognature, che probabilmente sono anche cambiati, perché prima magari questo servizio ce l'avevano le cooperative. Allora questi che sono arrivati adesso sono zelanti, sono corsi subito al comune e hanno detto: ma qui manca il tubo. Cioè, i tombini delle fogne lì non erano collegati alla fogna principale. Questo chissà da quanto tempo succedeva. Allora le racconterò un'altra cosa. E io cosa... sono rimasto, ho detto: ma come, che state dicendo? Questo rende l'idea di come questo sindaco e questa giunta abbiano più che altro fatto politica facendo annunci sui giornali, ma non provvedimenti concreti. Si era parlato nei mesi scorsi ne ha parlato l'assessore, di tombini intelligenti, quindi hanno detto di utili. Sì. Esattamente, l'hanno scritto sui giornali. Io feci convocare una commissione dei lavori pubblici apposta, dove convocai gli uffici ci dissero che non avevano neppure mai sentito di questo progetto, né c'era un qualcosa di messo in atto, quindi era sostanzialmente una
mera invenzione, sì, per fare l'articolo sul giornale, come quando si dice che si vogliono mettere dei controllori sui mezzi pubblici, cosa che noi gli abbiamo detto con anche perché il tombino è una metafora, si dice a Roma sei duro come un tombino, cioè la testa di un tombino, quindi il tombino intelligente sarebbe già una rivoluzione, no? Assolutamente. E quindi era una balla. Era una balla, esattamente. Una balla. Invece quei tombini sotto lì, quella strada che scende sotto via Marsala, lì, dove stanno facendo i lavori? Perché stanno ricollegando quella scolmatoio, quella raccoglitore al tubo, perché sennò prima l'acqua chissà dove andava, andava libera. A un certo punto la pioggia forte ha fatto esplodere la contraddizione. Come chiaramente, si dice. Chiaramente, questo è l'indice dello stato dei servizi della nostra città, dello stato delle strade, poi dello stato rifiuti, del trasporto tutti pubblico. Tutti gli appalti che aveva Buzzi, ci sono i rifiuti, poi ci sta la questione dei campi rom e immigrati, sono tutti i loro appalti, anche i quelli, giardini, anche, le strade. Anche su quello noi spendiamo 30 milioni di euro all'anno di soldi dei cittadini romani per mantenere 8 campi rom, che quindi costano praticamente 4.000 euro a Rom all'anno, quindi una scelta oltre che antieconomica, antisociale. Sostanzialmente questo sindaco, questa giunta hanno continuato a mantenere questo sistema di sprechi che costa ai romani 600 milioni di euro all'anno, quantomeno, e sono quelli che poi vediamo nell'indagine Mafia Capitale, negli appalti di Ama e via discorrendo, su un bilancio di 5 miliardi. Quindi ci sono fatti gravi, adesso lo dico perché... molte persone, anche politicizzate, anche amici miei, mi hanno detto sì, però insomma far saltare un sindaco per una questione di scontrini, non mi pare che ci siano questioni di scontrini, qua mi pare che ci siano questioni di centinaia di milioni di appalti. Ma è proprio quello il punto. No. Intanto gli scontrini sono soltanto la punta dell'iceberg, poi comunque il fatto che, non diamolo per certo, però comunque l'ipotesi è quella che risulta anche dalle varie smentite, che il sindaco possa non aver detto la verità ai cittadini romani su una cena da 150 euro, figuriamoci su tutto quello che comunque è capitato. Comunque se uno del Movimento 5 Stelle viene, lo dico per come vanno le cose, con l'attenzione che c'è stata al vostro movimento, i rimborsi elettorali, noi poi dobbiamo giustificare tutto, c'è stato un accanimento all'epoca che se uno veniva trovato a non giustificare i suoi scontrini, praticamente tutto il movimento rischiava di essere tacciato di bugie, menzogne, truffa all'elettorato, no? Come ha detto due giorni fa Roberta Lombardi, chi di scontrino ferisce, di scontrino perisce, c'è una differenza. Lombardi fu presa in mezzo per i suoi, perché aveva fatto, diciamo, la lista. Sì. Che non dovette gestire un periodo semplice del movimento, un periodo molto complicato, cioè l'inizio credo sia stato che abbia fatto veramente il massimo che potesse fare. E, tornando agli scontrini, però ci tengo a dire che noi, oltre che restituire 42 milioni di euro di finanziamento pubblico, ed abbiamo invitato tutti a farlo, noi abbiamo tenuto fede alle nostre promesse, gli altri non l'hanno fatto, con i nostri scontrini abbiamo fatto aprire 400 nuove imprese ed altre ne faremo aprire. Con quei 42 milioni. Poi c'è anche da dire... Con i 14 milioni accumulati dai nostri parlamentari con i tagli dei loro stipendi. C'è anche da dire che se in un'azienda qualsiasi uno fa una nota spesa sbagliata, è un errore materiale, non succede nulla, ma se fa 4-5 note spese sbagliate sistematicamente è causa di licenziamento, perché questo lo sa chiunque ci ascolta, che per un'azienda privata, nel pubblico è, se non mi sbaglio, un reato peculato, no? Esatto, se tu non fai, voi ve ne intendete di più, se nel pubblico giustifichi male una cosa, il reato è peculato. Per carità, non voglio accanirmi su Marino, ci sono i suoi sostenitori che praticamente lo vedono come un santo, però a me non sembra un santo. Il punto non è tanto la questione degli scontrini, che comunque fa venire meno, no, questa sorta di alea, di persona... diciamo che dice la verità, che dice le cose come stanno, come si definisce lui, al di sopra di ogni cosa, che non si era accorto di nulla. Ma è tutto quello che c'è stato precedentemente che purtroppo non depone a suo favore, cioè in effetti non c'è stata alcuna discontinuità con la gestione Alemanno, l'abbiamo visto ad esempio nell'urbanistica, dove sono stati fatti tanti provvedimenti sbagliati, mi riferisco ad esempio alle densificazioni, alle compensazioni, al mancato taglio di alcuni sprechi,
sprechi, ad esempio sul sociale, sempre a favore delle cooperative, insomma alla delibera di vendita del patrimonio, all'ultimo bilancio che abbiamo dovuto portare in Corte dei Conti. Cioè noi tante cose abbiamo cercato di segnalarle in maniera collaborativa al sindaco Marino, e purtuttavia questi provvedimenti sono stati sempre approvati, e sono stati approvati nella consapevolezza delle segnalazioni che noi facevamo. No, a me sembra un'altra cosa, e qui è stato il motivo vero della polemica che anch'io ho avuto come giornalista con Marino e con altri esponenti del PD, perché a me sembra intanto che la Giunta Alemanno è stata sicuramente tirata dentro attraverso alcuni soggetti che sono peraltro indagati. Corretto. E che rischiano. Però la rete, il reticolo esisteva anche prima della Giunta Alemanno, è rimasto tranquillamente pur avendo, come si dice, perso le elezioni, perché le cooperative di Buzzi esistono da prima, avevano avuto da prima, certo hanno avuto con Alemanno una maggiore, però esiste, o sì, Devaine, o Devaine. Una delibera che diceva che il 5% del bilancio, che è un importo enorme perché il bilancio del Comune di Roma è di 5 miliardi, dovesse essere finalizzato per appalti appunto da destinarsi a cooperative. Che erano già strutturate e formate da prima, dai tempi della giunta precedente, che era quella del trono. Corretto. C'è un altro personaggio chiave, sicuramente per agganciare gli uomini di Alemanno è stato un personaggio chiave Carminati, è sicuro, perché aveva degli amici, però il personaggio chiave invece per certi lavori delle cooperative è stato Devaine, che prima però con la sindacatura di Veltroni era capo di gabinetto, non era corretto, un usciere, no? O vice capo di gabinetto. O vice capo di gabinetto, non era un usciere, e adesso Marino nelle sue denunce dice: ho avuto pressioni per Coratti, per Odevaine, capo dei vigili urbani, e Mirko e lui l'ha detto apertamente questo. Corretto. Quindi questa roba esisteva da prima. Sì, sì, questa è come roba... se ci fosse. Questo, su questo io sono d'accordo col procuratore e polemizzo con chi minimizza, perché è come se a Roma ci fosse questo strato, questo ceto sociale padrone, e poi di volta in volta si sceglieva i politici che doveva mettere al Campidoglio. Io la vedo così. Ma proprio, è proprio così. Tra l'altro, questo mi vogliono denunciare. Vorrei dire, e le do la mia solidarietà, vorrei dire anche una cosa. Esposito, qualche giorno fa, il parlamentare, assessore part-time Esposito, ci ha detto che la colpa di questo fallimento totale è ascrivibile ai dirigenti che non eseguirebbero le disposizioni che gli vengono date dalla Giunta, ma questo è letteralmente assurdo, perché appena sono entrati 2 anni e mezzo fa, io mi ricordo, era in una capigruppo, in una conferenza dei capigruppo, si sono presentati con un documento che si chiamava macrostruttura del Comune di Roma, cioè hanno cambiato tutti i dirigenti, certo, hanno tutti cambiato i capi dipartimento, sì, sì, hanno cambiato i CDA, sì, sì, delle 100 sì, partecipate del sì, Comune come di Roma. Nelle sezioni, come nei circoli del PD, ne hanno sciolti alcuni, in altri hanno corretto, cambiato, eccetera. E oggi ci vengono a dire che la colpa è dei dirigenti messi da loro che non hanno eseguito le loro disposizioni. Sì, è chiaro che la scelta della macrostruttura è una cosa importante, però ci tengo anche a dire che dagli atti dell'indagine emerge che questi personaggi, insomma, questa cupola andasse anche a scegliere quali erano le persone che da convenivano. Ci siamo per telefono, no? Con questo Roma la comandiamo noi, e io perché non devo credere a quelle intercettazioni? In ogni caso voi siete lanciati, le elezioni le volete e voi volete il sindaco. Ieri ho visto tutte e quattro schierati e ho sentito Salvini dall'altra parte dell'Italia che diceva una cosa che mi ha colpito, diceva: ma noi non cerchiamo fenomeni, noi vogliamo persone normali a fare i sindaci. E voi un po' avete la stessa cosa, dicevate: noi vogliamo quelli che sono qui, che conoscono Roma, siamo noi, quelli che hanno fatto parte del gruppo, può essere benissimo uno di noi, è così? Ma questo vedremo, lo decideranno. No, vabbè, lo decideranno col solito sistema, le vostre primarie su internet. Con il nostro sistema, con gli attivisti, rispettando le regole, facendo le tracchissime. Sì, però la logica, la filosofia è quella lì, no? Quella di dire: questi siamo, questi abbiamo fatto a Roma, non è che dovete cercare un fenomeno, non cerchiamo un personaggio di rappresentanza. Diciamo che al netto di noi quattro, in questi 2 anni il Movimento 5 Stelle è cresciuto molto, probabilmente 2 anni fa quando siamo entrati nelle quindi istituzioni. Quindi voi avete fatto quello che dovete fare. Sì, sì. E io vi auguro di andare avanti, soprattutto auguro a Roma di non essere più in ostaggio, e cioè a un certo punto Roma si dovrà liberare e dovrà votare. E lì si vedrà. E noi speriamo sia il prima possibile. Va bene, la ringrazio, grazie, la ringrazio molto di questa chiacchierata. Continueremo anche con altri,
però mi interessava questa posizione, vi ha spiegato bene alcune cose. Domani alle 13.30 torna Fatti e Misfatti, stasera in replica, ho anche rubato un minutino, mi scuso, vi lascio la notizia di TG Corpo.